La cantera adriatica Pescara vince il match interno con Women L'Aquila Soccer e vola provvisoriamente in vetta al girone di eccellenza femminile. La formazione di casa con due gol per tempo archivia la pratica nonostante un avversario che ha dato del filo da torcere. Nella sfida diretta da Francesco Mattia Miccoli, la cronaca si apre con una buona occasione per le pescaresi. Calvano inventa per Danny Balle che entra in area ma conclude a lato. La rete per la numero 9 migliore in campo della sfida è solo rimandata. Assist geniale di Chetti appezzato, Danny Balle anticipa l'uscita del portiere siglando l'1-0. Sempre la bomber di Mister Gabrielli, imbeccata da Masciulli, con freddezza realizza la sua personale doppietta allungando le distanze. Le giovani ospiti aquilane non disdegnano buone trame di gioco, mancando però nella fase di finalizzazione. Nella ripresa la cantera continua a spingere con un'azione personale di Masciulli, brava ciocca in due tempi. Gli sforzi delle rossoblù vengono ripagati quando Ceselli vince il duello fisico con Cicala e manda in porta in diagonale il pallone che riapre la partita, solo per pochi minuti. Sale in cattedra Camilla Masciulli che dialoga con Di Fazio e quasi in caduta di punta. Supera Ciocca per il momentaneo 3-1. C'è tempo anche per un episodio da moviola. Danny Balle colpisce di testa sugli sviluppi di un corner. Per il direttore di gara la palla varca la linea di porta prima del salvataggio difensivo. Tripletta per la numero 9, già a 6 centri in campionato. Nel finale Eugenia Ottaviano salta il portiere, decisiva la diagonale della Kovalenko. 4-1 all'antistadio di Pescara. Women L'Aquila si arrende alla cantera che continua a volare. Sì, è stata una partita impegnativa, sono felice che le ragazze abbiano riconfermato la loro stabilità a livello di prestazioni, a livello di impegno, a livello di fantasia. Stiamo cercando di migliorare sempre di più il nostro modo di fare calcio e posso contare su elementi di spicco che non tutte queste squadre hanno l'onore di avere come me, quindi mi ritengo anche un mister molto fortunato, una di queste ce l'ho accanto. Le altre penso che ormai siano più che consolidate a livello di nomi e di prestazioni. E i gol sono arrivati, sono stati dei bei gol, tutti gol su azione. Io purtroppo ho subito un gol su un tiro anche inaspettato. Diciamo difficile da parare. Sì, soprattutto per un non portiere è molto difficile da parare. Ecco, continua l'imbattibilità della squadra. Qual è l'obiettivo tuo e quello appunto della squadra? Ma il mio e penso quello di tutta la squadra è riuscire a vincere il campionato, perché non ci manca niente per poterci riuscire. Nonostante le tante assenze, oggi abbiamo portato a casa il risultato ed è stata una vittoria molto fondamentale per la classifica. Con Mister Ciocca il primo tempo è stato, diciamo, equilibrato, poi nella ripresa sono usciti fuori i valori della squadra di casa, però tutto sommato, guardando anche l'età anagrafica della sua squadra, avete fatto veramente una signora partita. Condivido quello che ha detto. Io sono orgoglioso di queste ragazze perché praticamente hanno un'età media di 16-17 anni, come lei può ben vedere dalla distinta, e oggi hanno dimostrato contro la prima in classifica di giocare non alla pari, perché loro hanno delle individualità superiori alle nostre, come si è visto e si è verificato poi nel corso della partita, e sono uscite fuori. Precisare questo nostro progetto portato a gran volontà e da parte della squadra, della dirigenza, credere nelle ragazze giovani e nel calcio femminile e in particolar modo ragazze aquilane, lo sport per la nostra città, e cerchiamo di avvicinare il più possibile questa realtà ad una città che deve affacciarsi allo sport femminile, al calcio femminile, e crescere questo gruppo di ragazze che ci stanno dando veramente grande soddisfazione.